Salve, sono Leona, 679 coppe, mi mancano 21 coppe per il grado 700 a due soli giorni dal reset generale. Quindi stiamo viaggiando abbastanza bene, dovrei essere anche in classifica top 200 ITA. Poi magari dopo, ragazzi, a fine episodio controlliamo. Mi raccomando, come sempre, un bel pollice all'inizio supporto, perché il Leona 700 è veramente tanta tanta roba. E questo spawn è tanta roba, questa Nida che è solidaria, tantissima roba. Arraffa tutto, Grax scappa, più 5, let's go, inizio quasi perfetto. Non buonissimo per le squad che ci stanno pushando, ma per i power up ci siamo di brutto. Caccola, regà, è un player che abbiamo trovato random ed è bravissimo sia con Shelly, sia per chi ha Shelly con Cerotti. Shelly con Cerotti in una mappa del genere, in un momento storico del genere, è mostruoso. Io gliel'ho gufata, gli ho fatto i complimenti, mi è morta adesso. Caccolina, ti faccio rinascere, 4 squadre, calmi ragazzi, 21 coppe da fare. Attenzione, 21 coppe da fare, sono minimo 3 seconde posizioni. E non è facile, ricordo, è iniziata da pochissima la stagione. Ci sono veramente buonissimi, buonissimi player da killare. Ve l'ho detto di iscrivervi, mi sa di no. Iscrivetevi, attivate la campanellina. E se volete, al primo link in descrizione, ragazzuoli, trovate anche il link per fare l'abbonamento. Tra l'altro, questo video, se non erro, dovrebbe uscire a Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti, ragazzi. A chi sta seguendo il lag della partita, a chi sta seguendo questo episodio dal mare, ovunque voi siate, in montagna, a prendere il fresco, GG per voi. Grax vi fa lo stesso compagno, un gameplay da 10 minuti rapido per il Leon grado 700. Attenzione a Dynamike, è quello che fa più danni in assoluto, ragazzi. Dynamike è pesantissimo in una mappa del genere, soprattutto se ha tanti power up. Se ha tanti power up ti devasta l'esiste. E basta! Li ho schivati tutti. Non mi è arrivato un danno, tranne l'ultimo. Ma queste sono coppe perse, ragazzi. Si comincia con una sconfitta. A meno che quel team va giù, quello in alto. L'unico che possiamo tirare giù credo sia proprio quello di Nita e Shelly. Dipende dalla ulti di Caccola. Se Caccolina c'ha la ulti, ce la facciamo. No, 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 no. Spero che Dynamike non venga verso l'alto. Dynamike, vattene. Siamo noi ad andare giù, ragazzi. Siamo noi ad andare giù. Siamo noi, credo, ad andare giù. Assolutamente sì. Te prego, Spike, dammi una mano adesso. Spike, dammi una mano adesso. Ci sta Spike, raga, che è pronto a farci fuori. Era impossibile, ragazzi. Cioè, non era impossibile. Forse si poteva fare qualcosina, però era tosta. Tranquilli, ci becchiamo le battaglie migliori. E ovviamente quando non registro la partita successiva è sempre un più 9. È sempre così, raga. È sempre così. Però così ci mancano 18 coppe. Se facciamo 2 win, mi tolgo il cappello, raga, che non ce l'ho. Me lo metto e me lo ritolgo, ve lo dico. Ve lo dico. 2 vittorie non è fattibile. Adesso perderemo sicuramente, perché quando registro, ragazzi, ovviamente perdiamo. Lo spawn non è male. Diciamo che lo spawn non è per niente male. Questa volta sono power up super gratis che prendiamo. Dynamike, attenzione che non è maxato, ma può fare lo stesso una marea di danni. Tu hai Cerotti, ma anche l'altra Shelly avrà Cerotti 100 per 1000. È vero che se esci da una fight del genere hai vinto la partita. Devi essere veramente un super polletto, amatore 10 più, per perdere un vantaggio del genere. Errore di Caccola, viene fatto credo fuori. Io non l'ho supportato per niente, perché ancora non sono abituato a giocare con una Shelly con i Cerotti, ragazzi. Cerco di darti una mano, fermati Caccolino. Fermati Caccolino mio. Ole, mamma mia ragazzi. Caccola fenomeno. Caccolina fenomeno. Molto bene. Molto, molto, molto bene. Potrebbe essere un più 9. Devo recuperare un po' di ulti. Attenzione a Dynamike, fatemi colpire. Dopo vediamo anche quante coppe ha Caccolina, perché secondo me è veramente strong. Veramente un player interessante. Ricordo che la Shelly con i Cerotti è il brawler più forte per qualsiasi tipo di sopravvivenza, in qualsiasi mappa. È OP in tutte quante le mappe e fa veramente paura, sia in singolo che in duo. Quindi quello ci sta aiutando molto. Senza Shelly con i Cerotti probabilmente non ci saremmo arrivati a 700 coppe. Però la cosa positiva è che non era studiato. Cioè io ci sto giocando tipo dalle 620. Quando usciremo da questo team, eventualmente, se riusciamo ad arrivare a 700, ci porteremo a casa un più 70. Probabilmente sì, più 70 coppe, tutte quante fatte in random con un Leone non maxato. Prendiamoci subito quello che ci aspetta, almeno più 7. Potrei rischiarmeli. GG per Dynamike che sbaglia il colpo. E non crepo, ragazzi. Bene per noi. Win più 9. Shelly con praticamente un capello di vita. E occhio, perché anch'io sono a metà vita. Roba che se mi killa lei potrebbe lo stesso. Ah, ma sono 3 squadre, ragazzi. Regà, ma sono 3 squadre. Ma io ero convinto. Ma mi sto sentendo malissimo. Ma come 3 squadre? Ma come 3 squadre? Pensavo fossimo in 2. Ma ero veramente super convinto, ragazzo. Ma tanto non cambia. Più 9 coppe rimanenti per fare
il Leon, grado 700. Segno della croce. Caccola! Spacchiamo tutto! Devastiamoli tutti! Non mi lasciare adesso che veramente mi metto a piangere! Eccolo, caccolina! Sì, ragazzi, sì. Sto intravedendo la luce del grado 700. Secondo brawler di sempre al grado 700, eventualmente, perché l'unico brawler che ho avuto per un mese è stata Shelly. Ma primo brawler 700 leggendario e primo brawler 700 di questa stagione qua a due giorni dal reset. Caccolina è mostruoso. Vogliamo GX caccola assolutamente. Cioè, se non si mette il GX, raga, mi offendo. Vai che va giù, vai che va giù. Vai che va giù, bravissimo caccola, mi sono sacrificato. Ma almeno tu vai a 3 power up, vattene via, vattene via. Potevo giocarmela meglio, ho sbagliato i ragazzi, ho miscliccato. Se no, non sarei neanche morto. Ora caccola se la deve giocare bene. Penso sia... non lo fare. Mi stai facendo prendere la battarella. Te lo... no, la ulti sprecatissima. Però ho quasi caricato la ulti, andiamoci a fare un giro, va. Facciamoci un giretto tattico. Tanto qua non c'è nessuno. Tac, 4 squadre, va bene. Eventualmente non perdiamo tantissime coppe. Ricordo che ne mancano 9. Non ci basta neanche la seconda posizione. E per fortuna che in live esiste l'editing. L'editing è la cosa più bella del mondo. Ma vorrei almeno siglare la seconda position. C'è un genio a metà vita. Ma io sto più de là che de qua. Sto più dentro la tomba che fuori. Caccola è l'unico che può supportare. Ragazzi, coppe perse clamorosamente. Impossibile per me riuscire a fuggire. Caccola attiva Cerotti. Impossibile, ragazzi. Coppe perse si vedeva da un chilometro. C'era che impossibile. E la storia si ripete. Altro più 9. Sono stato costretto a tagliare gain. 6 coppe rimanenti. Ora ci basta anche solamente una seconda posizione. Che vi dico, ragazzi? Potrebbe essere come non potrebbe essere. Mi dispiace solamente non raggiungere le 700 coppe precise. Mi dispiace un po'. Perché se facciamo il più 7 ci porta automaticamente a 701. Però l'importante è vincere. Cioè noi dobbiamo per forza andare oltre il grado 700. Vada signor Leon. Ma la cosa folle, ragazzi, è che quando non registro facciamo più 9. Forse sento l'ansia del commentary. Magari commentando perdo un po' d'attenzione. Quel 5% di attenzione che se ne va. Quella Piper ha fatto un colpo, ragazzi, micidiale. Caccolina ha anche perso Cerotti, ragazzi. Attenzione. Attenzione. Ehi, 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 Piper, oh. Ma che c'è là in bot, raga? Ma che è? Un portento quella Piper. Infermabile. 6 coppette, boys. Eh? 6 coppette. Quello Spike stava per andare giù. Quella Shelly mi darà problemi perché c'ha sicuramente Cerotti. Un po' di colpi li ho fatti. A gratis. 8 power up. Ok, quel team vincerà. 100% quel team vince. 100% quel team vince. Spike e Shelly sono impossibili da killare. Ma speriamo che quel team non venga a pushare noi. Hai altre 4... no, scusa. Altre 3 alternative da far fuori. Focalizzatevi sugli altri e non su questo piccolo Leon neanche stellato che fa gol a tutti. Stecca con 0 power up. Piper con quanti? Non lo so. Corvetto sopra. Guarda quella Piper malefica. Guarda quella Piper malefica. Mamma mia, ragazzi, che partite. Che partite incredibili. Sarei contento anche di uno 0 coppe. Mi andrebbe bene anche uno 0 coppe. Stanno crepando tutti. No, Shelly mi ha visto, ragazzi. Shelly mi ha visto. È finita. Dobbiamo stare previamente un anno luce di distanza a quella Shelly con Cerotti e 13 power up. Praticamente immortale. Corvo sbaglia. Corvo sbaglia. Rinasce Mortis. Quindi non sta andando giù neanche un team. Non va giù praticamente nessuno. Ma se gli metto un po' di pressing io, potrei anche prendermi dei power up tranquilli. Però Corvo deve andare giù, raga. Basta. Cioè, il Corvo deve per forza morire. Il Corvo deve per forza morire, ragazzi. Datemi il più 7. Mi accontento anche della seconda. Shelly da 17. Però è solamente... raga, presa la seconda. Aspettate, eh. Aspettate, boys. Aspettate, ragazzi. Potrebbe succedere qualcosa di mistico. Potrebbe succedere qualcosa di mistico, boys. Vabbè, mi ha preso in the face. No, ragazzi. Grado 700. Però Spike me lo sono portato nel cimitero. L'ho rimosso dal gioco come su Yu-Gi-Oh! Rimane Shelly, mostruosa, 17. Ma io ringrazio Caccola, raga, con cui ho fatto un totale. Siete pronti? Pronti a vedere quante coppe abbiamo fatto insieme? 3, 2, 1, un bacione Caccola. 78 coppe! Ma quanto abbiamo spaccato! Primo leggendario ed unico leggendario grado 700. Ma buoni un attimo perché voglio vedere Caccolina. Fatemi vedere quanto era strong questo player. 14.169. Beccato talmente in random. Gli ho fatto pushare Shelly, Shelly Max. Complimenti Caccola. Voglio il GX assolutamente.
Però devo dire, ragazzi, che non era neanche un player esperto di 2v2 e se l'è giocata benissimo. 290 vittorie contro le nostre 2124. Ragazzuoli, vi mando un bacio, grazie cuore, buon Ferragosto a tutti quanti. Vi ricordo like e iscrizione, primo link per fare l'abbonamento e terzo link in descrizione per passare sul secondo canale. Un bacio da Crax. Ciao belli. Mi so dimenticato la classifica. Velocissimi. Top italiana, Brawler, vediamo a quanto siamo. Sbagliato. 69! Ha tutto un senso, ragazzi, il top numero del mondo. Ciao ciao.